Ciao, sono Antonio Esposito, mi trovo nella cucina di famiglia dell'Istituto Culinario Neanzi. Oggi vi andrò a preparare una bella pizza per la famiglia. Allora, per preparare questa pizza per la famiglia andiamo a preparare prima l'impasto. Ci vorranno 500 g di farina 00, 350 g d'acqua, 20 g d'olio. Allora, andiamo a preparare il nostro impasto. Mescoliamo un po' la farina così, aggiungiamo 5 g di lievito, mescoliamo, mettiamo il nostro sale, un secondo torno, aggiungiamo 350 cl d'acqua, prima una metà, cominciamo pian piano a impastare così. L'altra metà, quindi facciamo un impasto molto senza bisogno di impastare più di tanto, poi lo facciamo riposare per una mezz'oretta, 30 minuti e poi andiamo a lavorare, poi lo rimettiamo un'altra volta nella ciotola, lo facciamo riposare un'ora e lo andiamo a rilavorare un'altra volta. Fatto questo lo andiamo a lievitare per un paio d'ore affinché non ha il suo raddoppio. Ora lo lavoriamo con le mani. Ogni volta che si fa questo movimento si gira, vedete? Uno, faccio così e giro. Ora deve riposare per una mezz'oretta, poi si riprende, si mette sul tavolo e si lavora dopo una mezz'oretta, facendo così, prima così e poi in questo modo. E questo lo dobbiamo fare per almeno due volte, questo movimento. Quindi riposo, piega e riposo. Mettiamo qui un filo d'olio, mettiamo una pellicola e la facciamo riposare per circa due ore. Si sarà il suo raddoppio e poi andremo a fare la nostra pizza. Ecco qua, il panetto è lievitato. Lo stendiamo così. Molto delicato, vedete? Eccolo qua. Quindi facciamo così. Allora, andiamo a preparare la nostra pizza. Mettiamo, da una parte ci mettiamo la cipolla che abbiamo cucinato sempre nel forno volendo, un filo d'olio, del rosmarino, facciamo così, bella profumata qua. Poi ci possiamo mettere delle patate sempre fatte a forno, tagliate e cotte nel forno, ecco, vedete? E questa è la prima parte. Da quest'altra parte ci mettiamo invece il pomodoro. Ecco, andiamo fino ai bordi. Mettiamoci anche un po' di più di pomodoro perché poi si asciuga, perché ora facciamo in questo modo. Ecco, ci manca solo il formaggio, facciamo così. Ora va in forno, i primi 10 minuti va cotta la teglia in basso al forno, poi dopo si tira fuori,
ci mettiamo il nostro formaggio e la cuociamo per altri 10 minuti sulla parte alta del forno. Eccola qua, la nostra pizza per voi, per tutta la vostra famiglia. Come l'abbiamo preparata? Ricordo, l'abbiamo stesa, gli abbiamo messo le cipolle, le patate, da quest'altra parte abbiamo messo il pomodoro, le abbiamo messe nel forno, 10 minuti, deve stare sulla parte bassa, poi la tiriamo fuori, ci aggiungiamo la mozzarella e altri 10 minuti la parte alta. Eccola qua, questa l'abbiamo preparata con le patate, con le cipolle, ma per tutti gli altri prodotti potete andare nei negozi in Eranzi dove troverete una vasta scelta. Va bene? Allora da me, da Antonio Esposo e da Neranzi, dal gruppo Neranzi, un saluto, alla prossima!